Anche la città di Fano è stata protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo. L'assessore Etel Lucarelli ha presentato tutti i prossimi eventi e ha annunciato la strategia turistica 2022 tra cultura, arte, enogastronomia, storia, ma anche qualità della vita e spensieratezza in una contaminazione capace di raccontare veramente emozioni uniche. Noi oggi vogliamo proporvi uno speciale approfondimento dedicato alla promozione turistica di Fano alla BIT di Milano. Nel padiglione delle Marche con l'assessore al comune di Fano Etienne Lucarelli, insomma, dicevamo prima, dopo 2 anni difficili anche per il turismo, finalmente si riparte con tanti progetti. Ma infatti devo dire, si respira una bella aria anche tra gli operatori, si vede che c'è voglia di partire anche nelle presentazioni, insomma c'è molta enfasi perché c'è voglia di parlare di turismo, c'è voglia di continuare a far crescere la nostra Italia, le nostre destinazioni, ovviamente la nostra città. Ecco, noi siamo qui proprio per quello, per 2 presentazioni devo dire che riteniamo molto importanti. Uno ovviamente è la presentazione di quello che farà la città in questo periodo estivo nel 2022, quindi nella programmazione della creatività fanese che verrà espressa veramente in molteplici eventi. Non sono qui tutti gli eventi rappresentati perché veramente abbiamo un programma vastissimo di tante associazioni che rappresentano la storia, la musica, l'arte, la creatività, l'enogastronomia. Ovviamente abbiamo scelto di portarli quelli che sono i grandi eventi della città, ma soprattutto coloro che quest'anno festeggiano degli anniversari, perché abbiamo 3 anniversari importantissimi: il 10° anno di Passaggi Festival, abbiamo il 20° del Di Brodetto Fest e abbiamo il 30° di Fano Jazz, insieme ovviamente anche al Carnevale, che sta attraversando momenti difficili visto che per 2 anni non abbiamo potuto realizzare la manifestazione, ma comunque con grande tenacia abbiamo voluto portare avanti, continuare a finanziare la macchina del Carnevale, sostenere la macchina del Carnevale e realizzare delle rappresentazioni estive che comunque potessero essere promozionali per il futuro. Oltre a questo, insieme ai sindaci dell'entroterra presenteremo questo fantastico distretto turistico delle Vallate del Metauro e del Cesano, che rappresentano 15 comuni attualmente. Ci siamo messi insieme perché sappiamo che nel turismo bisogna fare strategia e abbiamo realizzato da subito un aggregatore di prodotti turistici. Il ministro del turismo ha detto proprio in questi giorni: siamo una bellissima destinazione, siamo la prima destinazione l'Italia ad essere sognata da tutto il mondo, ma poi siamo la sesta ad essere scelta. Che cosa ci manca? Ci manca che quando un turista arriva in una destinazione ha bisogno di sapere qual è l'offerta generale di un territorio. Ecco, chi arriva in una località balneare come la nostra ha bisogno di sapere anche cosa c'è da vivere nell'entroterra. È per questo che con il portale valiascoprire.it abbiamo aggregato i servizi. Oggi un turista che arriva nella nostra destinazione può conoscere le esperienze da vivere, i luoghi da visitare, ovviamente le attività economiche dove assaggiare della buonissima enogastronomia, insomma tutto quello che si può fare. Quindi dei bei progetti che presentiamo proprio qui alla Borsa Internazionale del Turismo perché crediamo di dover guardare fortemente verso il futuro. Allora invitiamo tutti a venire nelle Marche e soprattutto a Fano. Esatto, vi aspettiamo numerosi. Siamo con Luca Cardarelli, vicepresidente del Carnevale di Fano, che dopo 2 anni un po' in sordina finalmente quest'anno riparte. Esattamente, quest'anno riparte. Nel senso che abbiamo un programma di nuovo estivo per la sordina invernale, perché il Carnevale diciamo febbraio, zona a 40 giorni dalla Pasqua. Per il resto quest'anno avremo 2 appuntamenti in quel di Fano. Uno è il 4 e il 5, quindi il weekend, sabato e domenica di giugno, quando le scuole chiuderanno il 3, almeno da noi. E 4 e 5 un weekend tutto dedicato ai bambini, diciamo Fano si tramuterà tutto nella zona del centro storico, ci saranno delle bellissime sfilate, per di più la piazza diventerà un grande, diciamo, mondo alla Harry Potter, quindi tutti i giochi dedicati a Harry Potter eccetera. Questo è il primo appuntamento che abbiamo quindi per quest'estate, 4 e 5 di giugno. Poi il secondo appuntamento di quest'estate sarà il giorno
13, 14 e 15 di agosto, quindi abbiamo sabato, domenica e lunedì che è Ferragosto. E il carnevale si sposta dal centro storico di Fano alla zona mare, diciamo nella zona che si chiama Sassonia. Primo giorno abbiamo una sfilata con tutti i carnevali marchigiani. Poi avremo delle zone diciamo di molto legate alla tecnologia quest'anno, quindi abbiamo Porto Futuro, dei ragazzi che si uniranno al carnevale per fare tutti quelli che sono, quindi gare di droni. Diciamo è un carnevale un pochino più adatto dai bambini all'età un pochino più adulta. Cerchiamo di fare un carnevale un po' per tutti. L'ultima parte, naturalmente, che voglio ricordare a tutti, il vero carnevale, quello che sarà il vero carnevale, finalmente dopo 2 anni si tornerà a fare. E vi do appuntamento 5, 12 e 19 febbraio 2023 a Fano per i grandi corsi mascherati, in cui noi abbiamo una particolarità bellissima, che è quello del getto, cioè verranno gettate sulla folla dai nostri carri fatti dai bravissimi maestri carristi quintali e quintali di dolciumi. D'inverno si può gettare la cioccolata, che è una cosa anche interessante, che non si scioglie. Siamo con Ludovica Zuccarini, vicepresidente di Passaggi Festival. Insomma, un programma ricco per questa stagione che si appresta ad aprirsi. Sì, quest'anno Passaggi Festival festeggia il 10° anno e quindi per questa occasione abbiamo deciso di aumentare le rassegne. Saranno 4 rassegne in più dedicate alla filosofia, alle scienze, alla storia dell'arte e in più una nuova location anche nel lungomare nord di Fano, a Bagni Elsa, con un focus dedicato alla musica e ai social a Bagni Elsa. E poi rimangono le classiche location di Passaggi Festival, quindi la piazza con gli scrittori diciamo più noti, saggisti, giornalisti italiani. Poi abbiamo la bellissima chiesa di San Francesco, dove ci saranno appunto le serate dedicate alla poesia, al teatro e alla rassegna di narrativa straniera. Poi nel Pincio di Fano invece ci saranno le 2 rassegne, una dedicata alle graphic novel e l'altra dedicata ai social e alla musica, quindi diciamo per un pubblico più giovane. La Mediateca Montanari vedrà sempre le attività laboratoriali dedicate ai bambini e le presentazioni librarie appunto per i più piccoli, e quindi diciamo che ci sono grandi novità per questo 10° anno e speriamo appunto di festeggiare con i libri e con le persone. Siamo con Adriano Pedini, proprio qui all'esterno del padiglione delle Marche, direttore artistico del Fano Jazz, un evento che valorizza ulteriormente la città di Fano. Sì, diciamo che ormai siamo arrivati alla 30ª edizione, è un'edizione speciale e grazie al contributo dell'amministrazione di Fano, che ha voluto questo evento, uno degli eventi principali dell'estate fanese. Dicevo, grazie al contributo non ci siamo mai fermati neanche durante il periodo tragico del Covid-19, anzi diciamo che durante quel periodo c'è stata una forma di resilienza, perché abbiamo dovuto riprogettare, rivedere un po' quello che era l'assetto generale del festival, e ne è uscito fuori un format rafforzato, completamente nuovo, e che ci dà ben sperare per il futuro. Questa edizione, appunto, dicevo speciale, sarà caratterizzata da 10 giorni di festival, dal 22 al 31 luglio. Avremo 43 concerti, di cui 35 saranno gratuiti, avremo la presenza di ben 200 musicisti e 8 location tra i migliori luoghi di Fano, dalla Rocca Malatestiana, Chiesa San Francesco, Rastatt, insomma nei luoghi più significativi della città di Fano. Il festival ha ormai assunto un format molto particolare, i cui tratti principali sono la presenza di un cast artistico a livello internazionale, che è sempre stato diciamo il cuore, l'anima e il motivo di esistere del festival. E poi ci sarà naturalmente la presenza del Jazz Village, che è un villaggio costruito ad hoc proprio durante il festival, in cui noi porteremo avanti quel grande progetto che ci identifica già dal 2017 del Green Jazz Village, cioè un luogo dove l'evento diventa anche un luogo per le buone pratiche, e oltre che luogo di tante attività. Questa del Green Jazz Village per noi è un segno identitario a cui teniamo tantissimo, tant'è vero che il festival è stato premiato come miglior evento
nel 2010 come miglior evento sostenibile, quindi è un elemento molto qualificante e continueremo quindi a portarlo avanti. Avremo anche la possibilità di costruire anche tutto un aspetto didattico e quindi Just Village si animerà fin dal mattino con una schiera di bambini, 50 bambini che formeranno un'orchestra. Ci sarà anche la presenza di tante altre attività collaterali come le installazioni artistiche, ma anche narrazioni in jazz, quindi il rapporto fra jazz e letteratura, gli aperitivi in jazz, gli yoga in jazz, insomma tutta una serie di attività che renderanno il festival un luogo ideale per passare una vacanza all'insegna della cultura, ma anche all'insegna del vivere la città. E a proposito del vivere la città nel suo insieme, durante la pandemia avevamo inserito questa nuova sezione che abbiamo chiamato Live in the City e che riproporremo. Si tratta di un paio di giornate in cui l'intera città verrà inondata di musica, quindi i locali del centro storico ma anche del lungomare saranno praticamente inondati, quindi sarà una città che risuonerà in ogni angolo, in ogni piazza, in ogni luogo significativo. Quest'anno, visto il trentennale, sarà anche l'occasione per avere un concerto particolare in un luogo molto significativo della città di Fano, che è l'Arco d'Augusto, e lì inizieremo il festival il 22 di luglio con un grande artista che è uno dei grandi musicisti internazionali, che si chiama Fred Wesley, e questa sarà un'anteprima che poi ci traghetterà fino al 31 luglio. Questi sono i tratti, insomma, caratteristici del festival. Il festival comunque non si fermerà al 31 luglio, bensì quest'anno continuerà e si espanderà nel territorio con un altro progetto che è strettamente collegato al festival, è questa rassegna che abbiamo chiamato Terre Sonore e che vede coinvolti quest'anno 15 comuni del territorio. È una rete di comuni e di associazioni appunto del territorio e questa rassegna ha l'obiettivo quello di valorizzare, di far riscoprire appunto il territorio attraverso la musica, una nuova iniziativa che è appunto collegata al festival. Il segno del collegamento sta nel fatto che il festival terminerà il 31 luglio alla Golena del Furo, nello splendido scenario del Parco Naturalistico di Acqualagna, e si diffonderà per tutto agosto fino ad arrivare al Castello di Gradara e al Teatro di Cagli, con 16 concerti appunto in questi borghi, in questi luoghi della provincia. Quindi c'è motivo per chi verrà nel nostro territorio di poter godere della musica e anche delle bellezze del nostro territorio. Con noi c'è il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, uno dei comuni coinvolti in questo progetto ambizioso che riguarda appunto tutta una serie di comuni della zona di Fano. Sì, è un progetto molto importante, dal nome Valli a Scoprire, proprio sulla vallata del Cesano e del Metauro. È un progetto fondamentale per i nostri territori, per promuovere al meglio i nostri bellissimi paesaggi, le nostre bellissime colline, il mare e fino alla montagna. Quindi rappresenta davvero un modo originale per promuovere al meglio la nostra regione. Soprattutto dopo due anni insomma difficili anche dal punto di vista del turismo. Sì, sono stati due anni difficili, anche se i numeri nel nostro territorio li abbiamo avuti, e speriamo adesso di ripartire nel migliore dei modi, e credo che la sinergia tra le amministrazioni comunali, tra i territori, sia fondamentale assieme alla Regione Marche per appunto promuoverci al meglio ed accogliere al meglio i nostri turisti.